Continua la battaglia degli animalisti contro chi autorizza la vivisezione. Le associazioni Memento Nature, Roma for Animals e il Partito Animalista Europeo hanno organizzato un sit-in a Roma davanti al Ministero della Salute per ribadire la necessità di un passaggio epocale in tempi ormai maturi dalla sperimentazione animale ai metodi sostitutivi e per chiedere la costituzione di una commissione antivivisezionista. Mentre gli attivisti manifestavano con bandiere, striscioni e foto più che eloquenti, i rappresentanti delle tre organizzazioni promotrici del sit-in sono stati ricevuti dal ministro Renato Balduzzi. E noi siamo andati esclusivamente come soggetto politico, non abbiamo parlato quindi né dell'aspetto emotivo né dell'aspetto etico, ma prettamente scientifico. Quindi quello che era il nostro scopo è stato raggiunto, c'è stata un'apertura credo molto molto importante da parte del Ministero, che ha accettato di intavolare appunto questo confronto e questo contraddittorio fra i ricercatori portati appunto dalle associazioni di cui faccio parte e i loro del Ministero della Salute, appunto dell'industria. Questo credo che sia comunque sia un aspetto molto importante, perché è come un po' aprire una falla in un muro che oggi non è più incrollabile. E noi sappiamo benissimo che la sperimentazione animale è assolutamente una scienza falsa, predittiva per nulla delle malattie che interessano il genere umano. Noi abbiamo, diciamo, rapportato al Ministro la nostra richiesta, perché siamo coscienti di quello che c'è e che investe tutto il fenomeno della vivisezione. Il ministro si è detto assolutamente favorevole all'accoglimento di questa istanza. Noi abbiamo preso come pretesto per questo incontro il comunicato rilasciato della RTC Menarini in seguito ai fatti di Pomezia. L'industria simbolo in Italia, la prima industria italiana del farmaco in Europa e nel mondo, che è favorevole ad un'apertura e propensa ad un dialogo per quanto riguarda, cito testualmente quello che ha comunicato, il destino della ricerca in Italia. Quindi con questo documento abbiamo chiesto al ministro Balduzzi questo incontro che oggi ci ha concesso gentilmente e che comunque ha preso con grande attenzione, non ha sottovalutato assolutamente, e ha promesso che nell'arco di una settimana, una volta ricevuti i nomi dei tre ricercatori scientifici dei sistemi alternativi, darà inizio a questo nuovo tavolo tecnico.